10 seconds. È un po' l'immagine di questo Napoli, no? Paziente, che ha anche la maturità di aspettare gli ultimi secondi, sei d'accordo? Ma sicuramente sapevamo che era una partita difficilissima per noi, loro erano molto chiusi dietro in difesa, quindi ci voleva calma, dovevamo far girare bene il pallone senza fare errori e è stato importantissimo, insomma, sbloccarla così alla fine e siamo contenti. Hai detto una partita difficilissima. La sensazione quest'anno è che ci sia praticamente nulla che possa destabilizzarvi, che possa veramente non permettervi di essere concentrati al 100% sulla partita, perché comunque l'eliminazione con la Cremonese, quello che è successo nelle ultime ore, che ha eliminato di fatto una contendente al titolo con voi, invece oggi perfetti dall'inizio alla fine di fatto. Sì, penso che siamo migliorati tanto sotto questo aspetto qui della gestione della gara, del pallone, insomma, sappiamo che ogni partita è tirata, è difficilissima, quindi bene, insomma, atteggiamento giusto e ripeto, oggi sapevamo che era difficile, ma abbiamo fatto una grande squadra, una grande vittoria da grande squadra. Ti è scappato grande squadra, perché spesso si parla degli uomini offensivi di questa squadra, no? Osimhen, Kvaratskhelia, quelli delle grandi cifre. Però poi oggi tu la sblocchi, la partita che fa anche Mario Rui, i terzini del Napoli sono anche un segreto di questi 50 punti. Ma insomma, è giusto che vengano elogiati gli uomini offensivi, insomma, sono loro che decidono le partite, sono loro che insomma, fanno le grandi giocate, ma naturalmente la squadra è fatta anche di altri uomini, insomma, noi terzini, noi centrali sappiamo che dobbiamo far uscire la palla velocemente e farla uscire pulita nel gioco per poi innescare, insomma, i nostri attaccanti, i nostri giocatori offensivi per poter far gol. 50 punti, girate a 50 punti. Da capitano ti chiedo, a inizio stagione, conoscendo questo gruppo, avevi la sensazione che questa squadra avesse la potenzialità di girare a 50? Perché 50 sono tanti. Ma sicuramente è un girone di andata bellissimo, abbiamo fatto tantissime vittorie e abbiamo perso, insomma, tanti giocatori importanti quest'estate, ma siamo ripartiti alla grande, insomma, formando un nuovo gruppo e ci stiamo togliendo delle grandi soddisfazioni e dobbiamo continuare così e che è ancora lunga. Ti faccio l'ultima dal punto di vista personale, perché oggi segni, prima avevi mandato in porta Osimhen, si parla tanto del lavoro di Spalletti. Su di te, sulla tua crescita, stai diventando di fatto quello che si dice anche per altri terzini europei, un regista aggiunto. Che momento è della tua carriera, del tuo percorso di crescita? Ma sicuramente il mister ha giocato un ruolo importante nella mia crescita in questo anno e mezzo, in questi 2 anni che lavoravo insieme. Mi ha fatto crescere sotto tutti i punti di vista, mi ha responsabilizzato con la fascia di capitano, quindi ho il dovere, insomma, di dare sempre il massimo e niente, sono contento, insomma, sono contento di essere il capitano di questa squadra e di questi grandi giocatori.